al fine di interpretare correttamente i documenti di analisi dell'indirizzo della specie, con il termine quindi equivalenti, si identifica l'insieme dei farmaci originali e generici. Un luogo comune che quindi crea confusione. Comunemente si pensa che i generici costano meno, tant'è che su questo equivoco anche l'ex ministro Fazio diceva sì che costano di meno, in realtà non costano di meno, perché vedremo questa diapositiva fondamentale dove si spiega chiaro che in realtà i farmaci generici costano all'erario, costano uguali rispetto al branded o dove circompaiono. Vedete sulla sinistra c'è la colonnina dove c'è il prodotto ancora protetto dal brevetto, dove c'è il costo in celestino per il servizio internazionale, e in verde attualmente in Italia il modesto costo per il pagamento del ticket. Una volta che questo farmaco scade il brevetto, allora si divide in due classi, di generici e di prodotti originali. Stiamo facendo l'esempio del Norvasc. Il Norvasc dall'originale costo si riduce enormemente, quasi della metà, a brevetto scaduto, e vedete che il termine di rimborso, il termine di costi per il servizio internazionale è perfettamente uguale al farmaco generico, pagano lo stesso ticket, solo che però appunto nel caso dell'originale c'è questa modesta somma di copayment che poi vedremo in realtà finanzia anche la ricerca, finanzia anche la presentazione, finanzia anche l'informazione e se vogliamo va a finire in una categoria di aziende che offrono tutte le migliori garanzie, almeno fino ad oggi, visto che in Italia manca questo Orange Book americano. Le ASPI che cosa fanno? Di questo ringrazio il dottor Mentana che me l'ha passata l'altro giorno questa slide, poco modificata, ma le ASPI che cos'è? In realtà che cosa hanno dal generico? Non hanno nessun vantaggio economico, hanno invece una grave burocrazia, perché immaginate tutti gli uffici preposti al controllo delle nostre prescrizioni, non avrebbero modo di esistere se non ci fosse nessuna, appunto queste qualche, non ci fosse nessuna, come dire, incombenza che è legislativa su di noi. In realtà le ASPI devono anche uno spostamento delle prescrizioni per i farmaci coperti da brevetto, con tutta la problematica dei futuri centri di assistenza primaria, che ancora non sappiamo cosa esiste, ma sono queste mega strutture di controllo che dovrebbero nascere e che ancora non ci sono, ma già molti embrioni però ci sono in diverse ASPI. Noi abbiamo sia una commissione a provvidenza prescrittiva sulle note, e anche recentemente da qualche mese abbiamo costituito la commissione per la provvidenza prescrittiva sulla delibera 35, quella fatidica delibera di aprile di quest'anno, che ha inserito le quattro classi di inibitori di pompa protonica, Santani, eccetera, eccetera, che c'è una commissione apposta, che vedremo che è molto sputata, vista che la regolazione della spesa lo recupera solo con la genericità, con la genericità, che dalle informazioni che dovremmo avere, dovrebbe essere bastato quello per recuperare l'obiettivo del finanziamento che era proposto dalla vita. Quali sono un po' gli elementi di crisi per noi che prescriviamo? Non è certo che due o più generici dello stesso brand siano tra loro più equivalenti, poi su questo punto penso che ci dirà qualcosa meglio del professore Gallelli. Sul problema degli incipienti qualcosina ho già annunciato. Gli incipienti sì, sembra che abbiano un ruolo marginale, in realtà sappiamo, molti di noi sanno che basta cambiare incipienti, se è basico o acido, che cambia la solubilità del farmaco, la biodisponibilità. Quindi in realtà non è un fatto marginale usare diversi incipienti. E infine c'è questa cosa che dicevo all'inizio, cioè che nei generici purtroppo da questi paesi BRIC, se non sbaglio si chiamano tutto, no? Brasile, Cina, India, c'è BRIC, un acronimo, dove appunto non c'è nessuna garanzia sulla qualità di produzione. Questo giusto per avere un minimo. Ma non solo, io aggiungerei pure la confusione che si genera alcune volte, perché i farmacisti, molti pazienti nostri, non possono andare alla farmacia, un'altra volta un'altra. Quindi dispensare un Ramipril, una volta di colore rosso, una volta di colore celeste, una volta di colore bianco, i nostri pazienti anziani entrano in un mondo di confusione, ed è successo a tutti noi, presumo. A me è successo già due o tre volte. Quindi che trovo molecole stesse molecole che magari ti porta tre scatole di Ramipril in tre, ho visto che non sono uguali a quelle che prendevo, non le sto prendendo,
quindi succedono anche fatti di questo tipo, quindi, che penso sicuramente siano successi anche un po'. Qui infatti è uscito anche con un editoriale il nostro il giornale della medicina generale, della Sindice, che appunto non spiega questa cosa. Come vi dicevo, in altri paesi, l'America ne è un esempio, molte di queste, come dire, perplessità sono state sfatate dalla creazione di questo testo, dell'Orange Book, dove appunto dove l'autorità regolatoria hanno, come dire, testano l'affidabilità di questi farmaci e fanno questa classifica in AA, quelli di cui possiamo fidarci, in B, di cui la categoria di farmaci in cui la bioequivalenza non è dimostrata e quindi non è possibile la sostituzione tra loro. Quindi è giusto questo incontro che stiamo facendo, perché ancora dobbiamo imparare a usare una terminologia uguale. Purtroppo in questo tema, su questo tema sicuramente negli anni successivi, proprio per gli obiettivi che si è posto il governo, ci sarà ancora una stimolazione notevole su questi temi, quindi ci sarà ancora uno sforzo, speriamo con leggi meno impositive di quello che fino ad ora ha fatto il governo, però prevediamo che su questo tema ci sarà ancora una legiferazione ancora profonda, perché, vi ripeto, l'obiettivo che si è posto il governo è quello di assimilarci agli altri paesi europei e raggiungere almeno una quota parte del 50% di farmaci prescritti che devono essere di tipo generico. Ovviamente le varie implicazioni medico-legali, farmacologiche, poi le approfondiranno i colleghi. Nell'interpretare i dati di consumo e di spesa, l'implicazione di tipo normativo, è opportuno un esame attento alla terminologia. In termini di spesa per il Servizio Sanitario Nazionale non vi è differenza tra farmaco a brevetto scaduto, originale e generico. Per entrambi hanno lo stesso prezzo, ovviamente, come abbiamo detto. La piccola differenza di prezzo che l'azienda sceglie di praticare, esempio, non fosse altro perché ospiti e anche grati per aver supportato questa iniziativa, la piccola differenza di prezzo che c'è attualmente, per esempio, per il Torvast rispetto alle atorvastatine generiche, serve a cosa? A garantire la qualità, a garantire che ci sia un'informazione corretta e continua. Infine, è necessaria una politica di controllo, questo è un po' il tema che ci sta molto a cuore, dei controlli di qualità e di buona pratica tecnica laboratoristica per migliorare la fiducia verso i produttori di equivalenti, con una rigorosa normativa che regoli anche il meccanismo di sostituibilità e quindi ci togli da questo cappio oggi offerto dai farmacisti, purtroppo, dando un forte ruolo, riappropriandoci del ruolo di responsabile principale della prescrizione.